Sarà Enrico Letta ad aprire la campagna elettorale del PD. E intanto l'UDC si riorganizza e lancia Flora Sculco, De Poli, siamo legati ai territori. Covid Calabria, risalgono i contagi, più 71, nessuna vittima, tasso di positività al 3.42. Porti, Gioia Tauro, partita riqualificazione, edificio autorità, si punta ad assicurare ecosostenibilità e maggiore funzionalità. Assemblea Confesercenti Cosenza, le sfide delle PMI post-Covid. Prezzario Lavori Pubblici, Catalfamo, l'assessore regionale, ha approvato e grande risultato, dice. Processo Rinascita Scott, pentito, a Vibo c'era una situazione esplosiva. Deposizione in processo, vari progetti, omicidio, dice. Bentrovati, giornale di Telemia. Cominciamo dalla politica, elezioni regionali, schieramenti di partenza per quanto riguarda la corsa alle prossime consultazioni in Calabria. Sentiamo la situazione nel centro-sinistra. Sarà il segretario nazionale DEM Enrico Letta ad aprire ufficialmente la campagna elettorale del Partito Democratico Calabrese a sostegno di Amalia Bruni, quali presidente della regione Calabria. Un tour calabrese per l'esponente DEM, dopo i tanti dubbi che la situazione aveva fatto sollevare sulla sua venuta in Calabria, anche alla luce dei tanti mal di pancia scaturiti dopo il flop della nomina di Maria Antonietta Ventura, che aveva fatto temere l'aria progressista sulla capacità di individuare un nuovo profilo in tempi rapidi. Invece, l'individuazione della scienziata calabrese sembra aver rinvigorito diversi settori dell'area del centro-sinistra, ferma restando la freddezza che anche ancora caratterizza per esempio i rapporti con l'ex governatore Mario Oliverio, determinato a scendere in campo senza una discussione ampia e scelte condivise, oppure con le sardine che hanno bocciato un metodo ancora una volta bollato come verticistico. Sabato comunque si avrà un primo test della consistenza del sostegno alla candidatura e alla coalizione stessa, che proprio nella scorsa settimana ha incassato il sostegno di Carlo Tanzi. Anzi, con il suo tesoro Calabria, il leader del Movimento Civico ieri ha spiegato le sue ragioni, affermando di averle chiesto garanzie sulla reale volontà di cambiamento della coalizione, in particolare sulle candidature. Carlo Tanzi ha riferito di aver avuto ampie rassicurazioni in merito, dicendomi che tutto questo sarà garantito da un codice etico sul quale lavoreremo tutti insieme, in cui sono scritte varie regole, tra cui la necessità di non consentire di candidarsi al Consiglio regionale a chi ha più di due mandati e a chi ha determinati problemi di ordine giudiziario. Regionali, l'UDC si riorganizza e lancia Flora Sculco, De Poli, siamo legati ai territori, dice, andiamo a Crotone. La parola legame con il territorio è la parola d'ordine dell'UDC che a Crotone, nel corso di una partecipata convention, ha chiamato a raccolte vertici nazionali, regionali e locali del partito guidato da Lorenzo Cesa. L'occasione è stata rappresentata dalla presentazione della candidatura di Flora Sculco, che sarà in corsa per le regionali di ottobre nella coalizione che sostiene Roberto Chiudo. Per la Sculco si tratta di un nuovo inizio nel partito da sempre caratterizzato dalla moderazione. Iniziamo questo nuovo viaggio collocandoci in un nuovo contesto, che è un contesto caratterizzato da sempre dalla moderazione, dall'equilibrio e soprattutto dal senso di responsabilità. E mi riferisco ovviamente alla forza politica che è l'UDC. L'UDC io penso che sia il contesto giusto, anzi ne sono convinto, in grado di poter esaltare, valorizzare le nostre energie, la nostra storia, la nostra identità e il nostro percorso politico. E noi ci siamo a vantaggio della città di Crotone per continuare la storia di un impegno politico che nasce e che ha forti motivazioni e obiettivi che sono quelli di procurare risultati ed esiti per il nostro territorio, per la nostra meravigliosa città, per questa bella provincia e per la Calabria. Per sostenere Flora Sculco è arrivato in città il senatore Antonio De Poli, presidente nazionale del partito. Ma io credo che ancora una volta
il centrodestra sarà unito in Calabria per poter vincere. Oggi con Roberto Occhiuto, ieri avevamo vinto con l'Aiole Santelli, che ancora una volta ricordiamo, però oggi dobbiamo guardare il futuro. Centrodestra unito che sicuramente vincerà qui in Calabria. Sulla spaccatura ancora non rinsaldata tra Fratelli d'Italia e gli alleati di centrodestra, che potrebbe determinare in Calabria altri percorsi per il partito della Meloni, il presidente dell'UDC non ha dubbi. Non c'è nessuna frattura, non c'è nessuna rottura, anzi ancora una volta sempre uniti e sempre più forti. Siamo in campo con Occhiuto per proseguire l'esperienza iniziata con la compianta Iole Santelli, dice il capogruppo UDC in consiglio regionale Giuseppe Graziano, che sulla scelta di Flora Sculco sottolinea. Sono nuovi ingressi, oggi presentiamo l'ingresso nell'UDC dell'onorevole Flora Sculco. La collega Flora che entra nel nostro partito e che quindi si candiderà alle regionali con l'UDC. Questa è un'ottima notizia per noi ed anche su Reggio Calabria ci stiamo rafforzando molto. Io credo che l'UDC possa effettivamente essere fra i primi partiti di questa coalizione. Poste Italiane emetterà un francobollo commemorativo per Iole Santelli, la presidente della regione Calabria scomparsa prematuramente. La data di emissione è stata fissata per il prossimo 15 di ottobre, data del primo anniversario della scomparsa della Santelli. Regione Calabria, Prizzario, lavori pubblici, Catalfamo, l'assessore approvato e grande risultato, via libera quindi allo strumento per la stima, la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche. L'impostazione innovativa consentirà anche, cioè renderà anche lo strumento immediatamente utilizzabile anche per le pratiche di sisma bonus ed eco bonus, con un numero di voci che assolutamente contempla tutte le fattispecie. Si è arrivata ad avere 14.500 voci di uno strumento sì complesso, ma allo stesso tempo anche interattivo, integrabile, modificabile in maniera dinamica. Attuale sotto tutti gli aspetti, perché si arricchisce con le voci Covid e con i riferimenti CAM, che sono quelli per le analisi ambientali della progettazione degli interventi, quindi adeguato alla normativa vigente in maniera talmente spinta da essere apprezzato anche nelle ultime conferenze delle regioni, anche dalle altre regioni che hanno apprezzato questo metodo, che probabilmente mutueranno e riproporranno anche nelle varie realtà regionali e nazionali. È uno strumento di grandissima importanza, intanto perché atteso ormai da 5 anni e poi perché è stato è innovativo proprio per come è stato concepito, cioè l'elaborato ha avuto un percorso di tipo partecipato, sia una condivisione ex ante durante l'elaborazione e sia ora la possibilità di interagire con lo strumento che verrà messo sul portale della Regione Calabria per eventuali osservazioni, implementazioni o integrazioni. Parliamo ora di depurazione, sentiamo l'assessore De Caprio, previsti interventi per 165 milioni di euro, l'assessore regionale all'ambiente ha fatto chiarezza sul tema nel corso di una conferenza stampa in Cittadella. In Calabria abbiamo 3 procedure di infrazione che stiamo affrontando in maniera attenta, consapevole, con tutti i sindaci e con il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, che lavora in maniera seria, e abbiamo sbloccato situazioni che erano ferme. Tutte le procedure di infrazione erano interventi bloccati, li abbiamo sbloccati tutti, dico tutti. Quindi complimenti ai sindaci che hanno interrotto un'assenza sulla problematica che era il vero problema della depurazione. Abbiamo monitorato queste situazioni con i sindaci e con i tecnici dei comuni, abbiamo affrontato e preparato 125 interventi su 120 comuni, li abbiamo finanziati, abbiamo trovato 65 milioni di euro già approvati come anticipo sul fondo di coesione e sviluppo. La giunta su questo anticipo ha destinato 65 milioni di euro per queste progettazioni, sono progettazioni fatte dai territori, non imposte dalle autorità.
non ci siamo rivolti ad autorità diverse da quelle dei rappresentanti dei cittadini. Mi sembra un percorso quindi pragmatico, sono quasi tutti interventi da 500-600 mila euro che saranno realizzati in un anno, quindi già per l'estate prossima abbiamo 125 interventi chiari. Siamo intervenuti anche su aree che erano sprovviste completamente di depurazione, come Cutro per esempio, come Carolei per esempio, come San Vincenzo la Costa per esempio, e quindi abbiamo affrontato i problemi, non siamo scappati e non abbiamo fatto propaganda e non facciamo propaganda e stiamo riferendo la verità alle nostre famiglie, ai nostri cittadini, quindi questi interventi sono già seri. Ma oltre a questo è l'anticipo sul fondo di coesione e sviluppo, ma come sapete il 29 giugno è stato approvato anche il fondo di coesione e sviluppo, quindi stiamo raccogliendo altri interventi complessivi per i rimanenti comuni, circa quasi 200 interventi, che sono ridimensionati su 100 milioni di euro, e quindi stiamo presentando anche questi sul fondo di coesione e sviluppo, che non è l'anticipo ma è quello già approvato. Questo è si chiama un intervento sistematico, si chiama programmazione. La mettiamo online, di modo che tutti i cittadini possano aiutare i comuni, i loro sindaci, i loro amministratori a realizzare questi interventi. Aiutare, che è la parola più importante. Il Dipartimento li starà accanto con l'assessore Sandra Savaglio, che è qui con me. Per aiutare questi comuni abbiamo fatto una convenzione con le università, per cui avremo anche 10 esperti delle università che sosterranno i nostri comuni nella problematica della depurazione, ed è importante che ad aiutare i comuni, ad aiutare l'amministrazione, a guidare in un certo senso gli interventi amministrativi, sia l'università, cioè l'eccellenza culturale della nostra Calabria. È un intervento di valore politico importante perché è discontinuo e siamo fieri insomma di questo intervento. Abbiamo affrontato tutti i project che erano fermi, anche i project nelle aree più critiche, li abbiamo sbloccati tutti, in alcuni casi li abbiamo proprio annullati e abbiamo ridistribuito le risorse ai singoli comuni sui progetti dei singoli comuni, di modo che queste risorse vengano impiegate e si risolva questo problema di così un po' di abbandono del territorio. Poi abbiamo mandato delle linee guida chiare su come deve essere gestito un depuratore. Le linee guida ce le ha date la nostra ARPA Calabria, che ringrazio per l'impegno e per il lavoro che svolge tutti i giorni con mezzi e risorse tecniche e umane scarsissime. Okay? Io li ringrazio, invito tutti coloro che hanno a cuore la Calabria, politici, cittadinanza attiva, a rivolgere un invito al ministro Speranza affinché raddoppi il bilancio della nostra ARPA Calabria. Non ho avuto risposte in merito. Non abbiamo risposte, ma capisco che ci sono cose importanti, ma mi rivolgo alla Calabria. Alzate la voce. L'ARPA Calabria è la nostra struttura tecnica, è la difesa dell'ambiente, 800 chilometri di costa, con un bilancio identico alla regione Umbria da 20 anni. Non è possibile. Si creano poi situazioni di difficoltà, quindi massimo sostegno e fiducia all'ARPA Calabria. Mi devo complimentare e massimo sostegno ai magistrati che proprio in questi giorni stanno intervenendo a sostegno della depurazione, a sostegno della bellezza del mare della Calabria. Quindi grazie, la regione è con loro. Ma sentiamo altri presenti a questa conferenza alla Cittadella, l'assessore Savaglio e poi anche le spiegazioni dell'ARPACAL. Abbiamo avuto l'opportunità di costruirla insieme a Sergio De Capio, cioè coinvolgere gli esperti che lavorano all'università, che preparano giovani, che si occupano di depurazione, che imparano a capire come funziona un depuratore, quindi può andare sul campo e guardare cosa c'è che non va, come migliorare, eccetera. Quindi di questa cosa io sono felicissima, perché è anche l'occasione per i giovani per lavorare
sulle cose che hanno studiato in Calabria. Non vanno da altre parti a occuparsi di depurazione. La Calabria ha bisogno di questi giovani tecnici specializzati. Finalmente ci siamo riusciti. Con Sergio abbiamo la possibilità di offrire, di spendere 500.000 euro per la depurazione in Calabria, individuando le situazioni più critiche, chiaramente, con gli esperti di depurazione che ci sono nelle università. Il bando, l'avviso scade venerdì, quindi faremo anche un altro annuncio ufficiale su quello che verrà proposto dalle università, e di questo voi dovete avere fiducia, come dice Sergio. L'impegno c'è di questa giunta, perché ne parliamo con Iole, cioè, quindi già è passato parecchio tempo di questa situazione che è vecchia, antica, e che questa giunta vuole affrontare. L'ARPACAL è un ente strumentale della regione, inserito nel Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, e svolge con altissimo rigore la sua attività, compresa quella legata alla balneazione. Per quanto riguarda i sistemi della depurazione, non riguardano e non sono sicuramente riferiti ad attività riconducibili all'ARPACAL. Noi abbiamo un ruolo di eminentemente di monitoraggio e di controllo e di esami, eventualmente in laboratorio, delle varie matrici, cioè la funzionalità degli impianti tutte le altre, gli scarichi abusivi o quant'altro, non sono assolutamente riconducibili alle responsabilità di un ente che ha un ruolo per legge nazionale eminentemente tecnico-scientifico. Il Mar Ionio, e dal Mar Ionio fino ad oggi non c'è stata nessuna segnalazione di inefficienze o di mare sporco o altro. Le criticità che sono ataviche, sono storiche, riguardano alcuni tratti del Mar Tirreno, l'Alto Tirreno in particolare, la striscia da Nicotera a Lamezia Terme. Poi è del tutto evidente che ci sono altre situazioni, scarichi abusivi, cattivi funzionamenti degli impianti, impianti sottodimensionati. Poi sul Tirreno, diciamocelo, c'è una pressione antropica che fa impressione, da Tortora, da Scalea fin giù, e quindi è del tutto evidente che anche qui c'è un problema di inadeguatezza degli impianti, che così com'è ogni stagione va in tilt. Regge anche in appello l'impianto accusatorio nel procedimento denominato Six Towns, istruito contro le indrine della locale di Belvedere Spinello, che comandava su 6 paesi con proiezioni territoriali nei comuni di Rocca di Neto, Caccuri, Castelsilano, San Giovanni in Fiore e Cerenzia, con ramificazioni fino a Rho, in provincia di Milano. La Corte d'Appello di Catanzaro si è pronunciata rideterminando 2 condanne e confermando quanto emesso in primo grado dal Tribunale di Crotone. Cambiamo tribunale. Andiamo adesso a Vibo, Rinascita Scott, il processo pentito a Vibo. C'era una situazione esplosiva, dice, in progetto diversi omicidi. È stata dedicata l'audizione del collaboratore di giustizia Bartolomeo Arena, di 44 anni, l'udienza di ieri al processo Rinascita Scott, che si celebra nell'aula bunker di Lamezia Terme davanti ai giudici del tribunale di Vibo Valentia. Arena ha iniziato a collaborare nell'ottobre del 2019 per paura che il figlio potesse vivere la sua stessa esperienza dopo che il padre era scomparso nel 1985, un caso di lupara bianca per il quale il collaboratore di giustizia ritiene responsabili i Mancuso di Limbadi. Con i Mancuso, ha detto rispondendo alle domande del PM Andrea Mancuso, non me la potevo prendere perché era come sbattere contro un muro di cemento armato. Potevo ucciderne uno o due e dopo rischiavo di essere ucciso anche io, e poi magari mio figlio cadeva in quel baratro nel quale ero caduto anche io. Il collaboratore ha parlato di una situazione incandescente a Vibo Valentia prima dell'inizio della sua collaborazione. Tra l'altro ha riferito che Francesco Antonio Pardea voleva uccidere Rosario Pugliese, detto Saro Cassarola, perché lo riteneva responsabile dell'omicidio dello zio omonimo. Se non avessi collaborato, ha detto Rosario Pugliese, sarebbe stato ucciso perché ritenuto dai Pardea un personaggio che gli aveva creato disturbo. I Pardea, ha aggiunto, in quel periodo cercavano di prendere il potere su Vibo. Loro dovevano avere la supremazia su tutti, però Francesco Antonio Pardea non era contro i Mancuso. Diversi gli omicidi che le cosche vibonesi volevano
portare a termine, secondo Arena. Domenico Macrì, detto Mommo, voleva uccidere Paolino Lobianco, glielo diceva in faccia, ha riferito. A luglio del 2019, ha poi detto il collaboratore, Francesco Antonio Pardea, aveva saputo che c'era un'imminente operazione di polizia su Vibo e temeva che sarebbe stato colpito, anche grazie alle rivelazioni di Andrea Mantella. Mi propose di simulare una sparizione, visto che suo zio e mio padre erano stati vittime di Lupara Bianca. Così, a luglio andarono a Milano. Dopo un po' però Arena decide di avvisare della falsa scomparsa Antonio Macrì, il quale a suo dire si arrabbiò, avvertendoli che Domenico Camillò, Domenico Macrì e Domenico Pugliese e Carchedi stavano per uccidere Paolino Lobianco perché lo ritenevano responsabile della loro sparizione. I due quindi, dopo un mese in Lombardia, tornarono in Calabria. Arena ha riferito di essersi comunque allontanato dai Pardea legati a doppio filo alla cosca di San Gregorio di Ipona, che Arena collegava come complice della morte del padre, e inoltre Francesco Antonio Pardea si era avvicinato a esponenti dei Mancuso. Ho pensato, dice, che avrei dovuto guardarmi anche dai Pardea, perché forse anche loro una regia occulta l'avevano avuta nella scomparsa del padre. Da San Ferdinando i carabinieri, nel corso di numerosi e incessanti servizi di perlustrazione e rastrellamenti del territorio, anche nelle zone più periferiche del centro abitato, hanno rinvenuto nei terreni compresi tra le contrade Suvaro e Nievo una piantagione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nello specifico, il terreno, che all'atto del controllo dei militari operanti si presentava in stato di abbandono, risultava essere costituito da un'area di circa 500 metri quadri nascosta da alcuni rovi, ove è stata riscontrata la coltivazione di circa 900 piantine di marijuana nel complesso di piccole dimensioni circa 10 cm del tipo olandese Nama. Un detenuto 65enne nel carcere catanzarese di Siano si è laureato con 110 lode discutendo una tesi su ergastolo ostativo, percorsi e strategie di sopravvivenza, la stessa condanna che sta scontando per reati di mafia. Salvatore Curatolo ha discusso la tesi nella sala teatro del carcere. Passiamo adesso a Calabria Sud, al nostro approfondimento di ieri sera. Ci siamo occupati di comune, anche grazie alla presenza del neo presidente ANCI Calabria, il sindaco Mann, e abbiamo parlato del rischio default per i comuni calabresi. Sentiamo. Sappiamo tutti che i comuni hanno importanza notevole, hanno una serie di competenze che sono cresciute notevolmente nel corso del tempo, anche durante la pandemia. Immaginate il ruolo che hanno svolto i comuni nell'assistenza alle famiglie, per esempio, ma a fronte di queste crescenti competenze, di questi crescenti, diciamo così, impegni che i comuni devono assolvere per erogare dei servizi, sono diminuite le risorse finanziarie e sono diminuite anche le risorse umane. Abbiamo una sfida davanti, è quella di utilizzare le risorse che verranno rese disponibili con il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto Recovery Fund. È chiaro che sono necessarie risorse umane e progetti anche per utilizzare al meglio queste risorse che arriveranno e cercare di ridurre quanto più possibile le differenze rispetto al resto del paese. Vittorio Daniele, lo chiediamo anche al presidente dell'ANCI, mi pare di capire che bisognerà aspettare il piano nazionale di resilienza, cioè i soldi che arriveranno dall'Europa, questo mi pare che è l'ultima speranza. Ma per ci i comuni. Dovrebbe essere anche una assunzione di personale negli enti locali, sarebbe già prevista per la verità, cioè di tecnici che vadano a supportare i comuni, ma anche le regioni per l'attuazione dei programmi che dovranno essere approntati per utilizzare le risorse. C'è un grande bisogno di questo, altrimenti come si fa a utilizzare le risorse se non su progetti che sono già stati avviati da tempo e che non hanno ancora avuto finanziamento? Le difficoltà dei comuni sono quelle che sono state appena dette, personale assolutamente insufficiente, risorse finanziarie, abbiamo prima ancora che dell'intervento centrale governativo, noi abbiamo bloccato le riscossioni, è un anno e mezzo che siamo fermi con le riscossioni, e poi è intervenuto anche ovviamente l'intervento statale, e però i servizi i comuni li devono pagare. I rifiuti, per quanto sia un'emergenza nel nostro territorio, è una grave emergenza, però il dato rimane, l'idrico è identica questione,
il sociale, tutte le questioni, perché nel frattempo, anzi, sul sociale c'è stato molto di più. L'assistenza alle famiglie ha aggravato enormemente sui comuni. E siamo quindi in una situazione particolarmente grave. Questa è la radiografia. Qual è la possibilità oggi di intervento? E io devo dire, l'ho già fatta provocazione, per quanto mi riguarda è vero, il centro-sud è accomunato da questa situazione, però la Calabria presenta, se non vado errato, il 50% dei comuni in dissesto e predissesto d'Italia sono in Calabria. Secondo me la narrazione che i calabresi si fanno della Calabria a distanza di un anno e mezzo e più dalla pandemia, da quel famoso terremoto che ci colpì anche Rende, io in quel momento ero a Rende quando ci fu il terremoto a febbraio del 2020, non è la stessa, e questo dobbiamo essere consci. Parliamo sempre di emergenze. Io sono un economista, anzi io sono un metrico, un performmetrico dell'economia, quindi un matematico dell'economia, che poi si è prestato all'analisi naturalmente anche della popolazione, della sociologica. Ma attenzione, le due cose devono stare insieme. Mi rivolgo soprattutto a chi fa pubblica amministrazione e chi ha responsabilità di sindaco, è una grandissima, enorme responsabilità della cittadinanza. Io sto scrivendo un libro, un testo universitario che si chiama Trattato della concorrenza, e non voglio farne pubblicità, ma solo per dirvi che cos'è la concorrenza. È l'intelligenza collettiva cooperante, è mettere insieme l'intelligenza di tutti per cooperare. Però da un lato ci sono le emergenze, sindaco Manna, ma dall'altro ci dimentichiamo delle eccellenze. È cambiato, lei lo sa che in un paese che si chiama Lattarico di Montalto Fugo, durante la pandemia sono arrivati 18 imprenditori del nord Italia e si sono fatti un paio di mesi con i computer, la bella aria, le belle possibilità della Calabria, lavorando da remoto. Perché quando lavoriamo in smart working è cambiata la cosa. I borghi, gli antichi borghi di cui questa terra è ce ne sono dappertutto, bizantini, grecanici, ce ne sono dappertutto. Io comincio a conoscerla bene questa terra, e a parlare con gli amministratori. La gente vuole tornare c'è bisogno, lo dicono, ma milioni di persone, c'è bisogno di un nuovo rinato professionismo e formazione della politica, perché noi abbiamo scambiato, e questa è una battuta, me la consentite, il plebiscito del diritto al voto col plebiscito del diritto al vuoto. Noi abbiamo dato spazio al vuoto, non al voto. Noi dobbiamo tornare a pensare che fare politica e fare l'amministratore è un mestiere che richiede delle competenze particolari, e queste competenze vanno formate, perché non ci sono in circolazione sufficientemente. La Venezia Terme è tra le prime 5 proposte ammesse al finanziamento del Programma Nazionale della Qualità dell'Abitare del MIMS, un risultato che esalta l'operato della Lega e delle istituzioni lametine, che si pongono l'obiettivo di qualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale. L'Alta Commissione ha esaminato le oltre 290 proposte pervenute da regioni, comuni e città metropolitane, completando in 3 mesi la fase della selezione, ce lo ricorda Furgiuele, appunto, della Lega. Andiamo adesso a Cosenza, assemblea Confesercenti in città, le sfide delle PMI post-Covid, questo è il tema di un incontro molto partecipato. Uscire dall'emergenza ripartendo proprio dal più buio dei periodi. E questo è l'obiettivo di Confesercenti, che nel corso dell'assemblea che si è tenuta a Cosenza ha analizzato le difficoltà delle diverse federazioni figlie dell'associazione di categoria, oltre ad individuare nuovi scenari per le micro, piccole e medie imprese nella fase post-Covid. Da oggi è emerso, bisognerà monitorare lo stato e i bisogni delle aziende e poi intervenire sull'agenda di lavoro insieme alla politica. Noi daremo vita alla nuova classe dirigente per i prossimi 4 anni, è una classe dirigente che sa perfettamente che dovrà esprimere idee forti in funzione anche di quello che è il piano nazionale di resilienza e ripartenza, dove è necessario prendere atto che bisogna passare dalla politica dell'appartenenza
alla politica della competenza, e se non si riesce a capire questo, e noi faremo di tutto per dare una spinta perché si possa passare a questa considerazione. I danni, le analisi su ciò che è stato è necessario per poter meglio programmare e meglio organizzare il nostro futuro, però a denti stretti noi abbiamo già ricominciato ad operare, noi abbiamo già ricominciato ad assumere persone dove le troviamo e quando le troviamo, perché anche qui c'è tutta una questione che non voglio toccare stamattina, ma su i bonus, l'assistenza, diseducazione al lavoro che andrebbe meglio valutata per chi a livello di governo fa alcune norme. Noi oggi, come nei prossimi giorni, stiamo facendo una ricognizione sul territorio regionale di quello che è lo stato delle microimprese e delle piccole imprese, delle esigenze su questa fase post-pandemica e di come vanno fatti interventi sia a livello territoriale sia a livello nazionale. Questa ricognizione ci metterà nelle condizioni da qui a dopo l'estate di presentare anche al nuovo progetto politico regionale quella che è l'esigenza della bottega della Calabria, dei commercianti, degli operatori dei servizi, degli operatori turistici, su ciò che gli serve per, come dire, fare un passo in avanti dopo aver superato una fase di grande difficoltà, sacrifici personali, familiari e con i propri dipendenti. Noi vogliamo superare questo, vogliamo andare in una direzione nuova che ci dia la possibilità di lavorare con serenità, con tranquillità, a beneficio delle nostre aziende, dei nostri collaboratori e del territorio tutto. Questa è la prospettiva e in questo stiamo lavorando. Un'idea con tutti gli altri partner, quindi Confcommercio, Confesercenti, ci licitiamo tutti, Confindustria, ma anche con la parte del sindacato sulla costruzione del lavoro vero, perché in Calabria in tanti anni è stato costruito tanto lavoro finto prima che lavoro nero, che è un altro dramma, un'altra piaga. E io credo che a partire dal tema dello smart working, smart working, proprio l'altro giorno ho incontrato una multinazionale come Amazon, ci può essere un grande ragionamento, e crediamo e credo, perché mi sento principalmente al di là delle deleghe assessore al turismo e all'internazionalizzazione, che su questo settore che è sempre stato rinviato e su cui stiamo investendo tante risorse insieme a, diciamo, a chi rappresenta le aziende, possiamo giocarci un futuro splendido. Cioè, dobbiamo anche avere un po' di prospettiva dopo tanto dramma di pandemia, quindi essere un po' sorridenti. Ci fermiamo, la pubblicità a metà giornale. Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato la modificazione del DUP 2021-2023, piano triennale fabbisogno del personale 2021-2023, variazione al bilancio di previsione 2021-2023 che avvia la fase di stabilizzazione di 30 lavoratori socialmente utili. Ed ora, come sempre facciamo, ad ogni giornata, ad ogni edizione, i numeri del virus tornano a crescere, i contagi ed il tasso di positività in Calabria con un andamento altalenante, mentre dopo la vittima di ieri oggi torna a zero il conteggio dei decessi da Covid. I nuovi positivi sono 71, ieri 33, con un numero di tamponi pressoché uguale, e il tasso di positività risale dall'1.45 di ieri al 3.42 di oggi. E qual è la situazione nello specifico nella Locride? Lo sentiremo in questo servizio. Estati con casi di Covid nella Locride, casi che preoccupano tutto il comprensorio. A Bivongi sembra esserci anche in questo caldo luglio una nuova escalation di casi di positività al coronavirus. Al momento sono 10 casi di positività al virus accertati, ma si teme che possano aumentare. Da un momento all'altro, nel frattempo, è iniziata l'analisi a tappeto su tutti gli invitati alla cerimonia. Secondo quanto appurato, i contagiati avevano partecipato a una cerimonia nuziale, ragion per cui ci saranno tamponi a catena per poter meglio decifrare il quadro epidemiologico e isolare le persone coinvolte. Il numero reale dei casi al momento non è chiaro, sembrerebbe però che tra i positivi ci sia anche una persona vaccinata. Verosimilmente la situazione epidemiologica crescerà anche nei borghi limitrofi o comunque nell'area della Locride una volta che ricevuti i risultati di tutti i tamponi. A quanto pare la cerimonia è stata fortemente partecipata. Nel frattempo il sindaco di Bivongi, Vincenzo Valenti, ha subito messo in quarantena le famiglie coinvolte. Dal comune ionico si predica grande prudenza.
Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri in un locale adibito ad officina centro revisione a Leino Borgo in Contrada Pianette. Le fiamme hanno interessato alcuni mezzi pesanti e diversi veicoli parcheggiati, causando ingenti danni materiali. Andiamo adesso a dichiarazioni di Giuseppe Caruso Volo a proposito di impianto TMB di San Leo a Siderno. Il parere sfavorevole del comune di Siderno alla realizzazione dell'ampliamento del TMB perché ricadente in zona agricola, nel verbale della conferenza di servizi del 22 di giugno scorso, viene valutato come svuotato di motivazioni tecniche, politico, poco rispettoso della programmazione regionale di sola valenza populista. La prima cosa che mi viene in mente leggendo questa tracotante offensiva dimotivata, questa sì, dichiarazione, è come può essere populista e politico un parere sottoscritto da una commissione prefettizia, dice Caruso, quella che attualmente governa la mia città. O i commissari sono diventati parte del popolo e quindi fanno politica e in tal caso andrebbero licenziati, o tale dichiarazione è frutto di valutazione capziosa e prevenuta dei fatti. Appare evidente a tutti quale delle due ipotesi sia quella corretta. Poi continua la sua missiva critica Giuseppe Caruso de Il Volo. Era ovviamente uno stralcio della sua lettera. Tradizione e innovazione, rimaniamo in città, siamo sempre a Siderno. Guardando al futuro, a poco più di un anno dall'inizio della pandemia, Banca del Fucino si racconta e si presenta in chiave nuova con una grande campagna, ma anche con aperture di nuove filiali, ad esempio quella appunto appena effettuata a Siderno. Siamo a Siderno, nel centro del Corso della Repubblica, per un'apertura di una filiale, la Banca del Fucino, aperta dal 1923, quindi una storica banca del centro Italia, ma anche in Lombardia, Sicilia, che apre oggi in Calabria e apre a Siderno. E siamo con Alessandro Fieromonte. E Alessandro, il perché e l'idea di aprire questa filiale a Siderno? Dunque, l'idea principale della banca è di supportare i vari territori a livello nazionale, quindi questa loro necessità coincide con il nostro obiettivo, quindi aiutare la nostra terra. Io ho vissuto delle esperienze fuori regione, ho vissuto 6 anni a Milano, quindi ciò che mi ha spinto a ritornare qui è l'amore verso questa terra e la voglia di fare cose nuove qui in questa terra. Quindi abbiamo insomma unito le forze, da una parte la volontà della banca di presidiare più attentamente il territorio, da un'altra parte insomma la voglia nostra di aiutare la nostra amata regione. Senti, che servizi, che poi sicuramente col passare del tempo si amplieranno, ma ad oggi chi viene, che servizi trova? Ad oggi noi ci occupiamo di servizi di consulenza creditizia a privati ed imprese, quindi noi spaziamo dai prodotti di finanziamento quali cessione del quinto, prestiti personali, apertura di conti correnti dedicati sia ai privati che alle imprese, e poi prodotti adatti, idonei all'attività imprenditoriale, quindi prodotti relativi al factoring, leasing, mutui chirografari. Quindi abbiamo un ventaglio di servizi insomma che spazia dal privato all'impresa in maniera abbastanza ampia. Tolti i giochini pubblici per inserire giostre private a pagamento, è questa l'ultima follia diramata dall'amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica, guidata dal sindaco Geppo Femia e sostenuta principalmente dall'assessore al ramo Alessandra Mina. Una scelta scellerata, infame e incoerente, che ci lascia amareggiati, e quanto sostiene il dottor Rocco Agostino, ex assessore comunale alle politiche sociali. Andremo in fondo a questa triste e sconcertante storia, lo spiega a chiare lettere l'ex amministratore, perché a Marina di Gioiosa Ionica non esistono bambini e famiglie di serie A e di serie B. Stralcio anche qui di una missiva anche stampa dell'ex amministratore di Marina di Gioiosa Ionica. Invece nella Basilica Concattedrale di Gerace, don Gianluca Longo è stato ordinato presbitero dal vescovo di Locri Gerace. Nella ricorrenza del 7° anniversario della sua ordinazione episcopale, Monsignor Oliva ha ordinato un nuovo sacerdote figlio della chiesa di Locri Gerace. Un nuovo sacerdote per la chiesa di Locri Gerace. È stato ordinato nella cattedrale di Gerace don Gianluca Longo, di 32 anni, da poco compiuti, e originario della parrocchia di Portigliola. Nella felice ricorrenza del 7° anniversario della sua ordinazione episcopale, Monsignor Francesco Oliva ha ordinato il nuovo sacerdote figlio della chiesa di Locri Gerace. Don Gianluca Longo
è nato a Locri il 24 giugno dell'89 e proviene dalla parrocchia di San Nicola di Bari. La sua vocazione è nata in parrocchia e si è fatta sentire sin da quando era piccolo, anche grazie alla cura del suo parroco, il compianto Don Tancredi Laino. A 14 anni è stato inviato dall'allora vescovo di Locri Gerace, Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, nel seminario minore di Catanzaro, dove ha frequentato il liceo classico. Conseguita la maturità, decise di interrompere il percorso vocazionale, ma col passare del tempo la chiamata si è fatta sempre più forte. Trasferitosi a Roma dopo qualche esperienza lavorativa, Don Gianluca ha intrapreso un percorso di discernimento vocazionale con la congregazione salesiana, al termine del quale assunse la decisione di far ritorno nella diocesi. Dal 2014 la sua formazione è stata affidata al seminario Pio XI di Reggio Calabria. Lo scorso mese di giugno ha conseguito il baccellerato con una tesi su Monsignor Michele Arduino, vescovo di Gerace Locri. Poi ha ricevuto l'ordinazione diaconale il 9 gennaio di quest'anno da Monsignor Francesco Riva, vescovo sempre di Locri Gerace, ed ha svolto tutto il tirocinio pastorale, poi il ministero diaconale nella comunità di parrocchie di Benestare, Bovolino Superiore, Pozzo e Biviera, guidata da Don Rigoberto Laguì, ed oggi è nuovo sacerdote della chiesa di Locri Gerace. Questo rito, questa celebrazione di ordinazione presbiterale, veramente un'occasione di grazia in più, ma che possa essere l'inizio anche di un accompagnamento, di una presenza che il Signore non mancherà di far sentire a questa Chiesa in particolare, perché sono convinto che quando viene ordinato un sacerdote in una Chiesa significa che il Signore non si è dimenticato di questa Chiesa. Allora chiediamo veramente ancora tante di queste ordinazioni, perché questa Chiesa possa essere accompagnata dalla grazia del Signore in ogni circostanza. Rocella Ionica, la cultura, le manifestazioni, siamo in Via Marina, ancora presentazione di un altro libro, Napoli e le sue province durante il viceregno austriaco 1707-1734 di Vincenzo Cataldo. Andiamo in largo, Rita Levi Montalcini. Il comune di Rocella Ionica, l'assessorato della cultura, ha presentato a Largo Colonne un libro di Vincenzo Cataldo chiamato Napoli e le sue province durante il viceregno austriaco. Andiamo ad ascoltare l'autore. Vincenzo Cataldo, quest'opera ripercorre la fase più importante dei 27 anni di dominio austriaco di Napoli, attraverso un ricco patrimonio archivistico e bibliotecario. Cosa l'ha spinta a scrivere questo libro? Ha spinto il fatto che su questo periodo è stato scritto poco. La storiografia ufficiale, quella importante, si è occupata marginalmente di questo periodo e secondo me ho ritenuto appunto indispensabile approfondire questi 27 anni di dominio austriaco, proprio perché ci sono state delle novità, e quindi ho fatto uno studio molto sistematico che è durato circa una sedicina di anni e mi ha condotto poi appunto a pubblicare questo lavoro nelle sue interezze, dove ci sono ovviamente tante tematiche affrontate, dalla fiscalità di stringente attualità fino alla difesa costiera, fino ai confronti tra i vassalli e i regnanti e il baronaggio. L'indagine che viene svolta, quali riscontri porta e cosa di questo libro attira al lettore? Sicuramente attira il fatto che gli austriaci volevano adattare il loro modello di efficienza anche nel Regno di Napoli. Purtroppo una giustizia claudicante, una problematica afferente alle guerre che in quel periodo venivano combattute anche dagli austriaci in campo europeo, hanno impedito pienamente di poter giungere a una svolta, quella svolta che noi stiamo cercando da secoli e nel Mezzogiorno non è mai arrivata. Quindi onore agli austriaci che all'epoca hanno effettuato questo tentativo, che anche per motivi dettati da impedimenti di ordine sociale, mi riferisco al clero e al baronaggio, che preferivano stare in quel clima e non invece abbracciare la novità. Allora, questo libro diciamo che è importante perché tratta un periodo storico piuttosto sconosciuto. E quello che è la caratteristica di questo libro è che non affronta soltanto
il periodo storico dal punto di vista solo storiografico, ma allarga la sua indagine e la sua ricerca su tutte le attività connesse a quel periodo, quindi si preoccupa dell'agricoltura, dell'aspetto economico, dell'aspetto sociale, dell'aspetto sociologico e naturalmente si preoccupa anche degli altri aspetti, chiaramente non vengono trascurati. Però ecco, l'importanza di questo libro è che tratta l'aspetto del periodo del viceregno in maniera globale, ecco, quindi non unilaterale, non l'aspetto solamente storiografico, ma anche tutto l'aspetto socio-economico, culturale, per cui vengono fuori anche delle indicazioni che poi sono state utilizzate nei secoli successivi. Ecco l'elencazione degli eventi in Calabria, la nostra agenda. E ora vi ricordo gli appuntamenti estivi. Insieme si può. Stasera al Teatro Castello a Roccella Ionica si terrà un teatro di cabaret alle ore 21 con Max Laudaddio, i Pampers, Antonello Costa, Roberto Liberi, Enzo Piussal. Concerto del duo pianistico di Pisapia e Flotta. Si terrà il 23 di luglio alle ore 21.30 all'Ocri, precisamente i giardini dell'Accademia. South Tropea War, lavorare al sud, si terrà al porto di Tropea giorno 23 di luglio alle ore 19.30. E state al Museo Crotone a Capocolonna alle ore 18.45 di giorno 23-24 di luglio. Premiazione del primo concorso nazionale di poesia per lo Shoah. Si terrà a Bova, precisamente Giudecca, in via Pirgoli, giorno 25 alle ore 18.30. Live del cantautore di Peppe Voltarelli a Roccella Ionica. Il 30 di luglio a Largo Colonne a Roccella Ionica. La nostra rassegna di titoli di giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, ad iniziare dal Quotidiano del Sud, edizione di Reggio, denunciate gli scarichi abusivi, le reazioni dopo l'inchiesta di Paola sulla depurazione, le parole dell'assessore regionale De Caprio che conferma la fiducia nell'ARPACAL, altri particolari sulle indagini. Sanità e bilanci adesso, uno scudo legislativo per salvare i commissari. Poi l'emergenza Covid, ieri 71 nuovi casi, Terranova ancora zona rossa per altri 7 giorni, poi l'emergenza Covid nella Locride, Bivongi, 10 contagiati dopo un matrimonio. De Poli dell'UDC, benvenuta Flora Sculco, regina di Crotone, lei nel centro-sinistra cresce, solo la gramigna. Catanzaro, la storia, a 65 anni e un ergastolano prende la laurea a pieni voti e dice continuerò a studiare. E ancora per quanto riguarda Campo Calabro, Taglio Basso, bambino di 9 anni bullizzato, la denuncia della madre sui social e alle forze dell'ordine, aggredito e ferito a un arto, costretto a frequentare un altro istituto scolastico. E poi le Terme Luigiane, scontro fra Sate e Comune. Chiudiamo con Gazzetta del Sud che riserva questa apertura, Reggio Calabria sui vigili e scontro politico in queste ore. Dopo gli arresti, Minicucci, capo dell'opposizione, chiede verifiche ministeriali sul comune. La replica, cerca facile notorietà.
Critica pure la FP CISL, deprecabile l'assenza di fiducia negli agenti. E ancora aeroporto di Reggio, il Tito Minniti, scalo a rischio, ma Sacale continua a giocare la partita a carte coperte. Tre notizie nel taglio alto, sono i titoli sotto testata, si parla di depurazioni in Calabria, piano regionale da 177 milioni, qui l'assessore Sergio De Caprio. E ancora Reggio, Museo del Mare, in campo anche esperti internazionali. A Campo Calabro, denuncia della mamma, vedete la notizia. E tra le più importanti, quella di oggi, un bambino disabile di 9 anni vittima di bullismo a scuola da parte di un gruppo di adolescenti. Poi Olimpiadi, via tra dubbi, il rischio zero non esiste. Ancora braccio di ferro governo regioni sui parametri, ipotesi Green Pass per lavorare un fronte del no. Le soglie di occupazione ospedaliera, il nodo da sciogliere. Una sola dose, intanto i guariti da Covid-19 entro 12 mesi dalla malattia, due agli immunodepressi, pressing sull'obbligo vaccinale per i prof. Oggi il varo delle misure nel Consiglio dei Ministri. Ci fermiamo qui. Non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava i quotidiani calabresi di oggi e le relative prime pagine. La linea la restituiamo alla nostra redazione. Grazie per il gentilissimo ascolto. Il tempo ora che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. E abbiamo finito col nostro giornale, questa era l'ultima informazione, grazie e andiamo adesso ai titoli. Sarà Enrico Letta ad aprire la campagna elettorale del PD. E intanto l'UDC si riorganizza e lancia Flora Sculco, De Poli, siamo legati ai territori. Covid Calabria, risalgono i contagi, più 71, nessuna vittima, tasso di positività al 3.42. Porti, Gioia Tauro, partita riqualificazione, edificio autorità, si punta ad assicurare ecosostenibilità e maggiore funzionalità. Assemblea Confesercenti Cosenza, le sfide delle PMI post-Covid. Prezzario lavori pubblici, Catalfamo, l'assessore regionale, ha approvato e grande risultato, dice. Processo Rinascita Scott, pentito, a Vibo c'era una situazione esplosiva. Deposizione in processo, vari progetti, omicidio, dice.